Buonasera a tutti, io sono Federica, parte del team Doxity e vi do il benvenuto a questo webinar dell'Università della Svizzera Italiana USI sul Bachelor in Scienze Economiche. Qui con noi c'è il professor Nicolaus Beck, che è il direttore del Bachelor, e il dottor Rosario Maccarone del servizio Orientamento USI. Lascio subito la parola a loro per le presentazioni e ci rivediamo dopo nella sezione Q&A per le domande. Buona presentazione. Buonasera da parte mia. Allora, io vorrei darvi una presentazione sul tema di cosa si tratta studiare le scienze economiche. E la prima domanda semplicemente è cosa sono le scienze economiche? Le scienze economiche si occupano con la produzione, distribuzione, consumo, investimento, ma anche con il risparmio della gente. Yeah? Certamente un aspetto molto importante delle scienze economiche sono le organizzazioni. Io sono un professore di organizzazione, per questo allora naturalmente io penso che si tratta di una cosa molto importante. Allora, aspetti del microeconomia sono molto importanti, ma anche aspetti di macroeconomia, vuol dire come si comportano le persone nelle organizzazioni, quali sono le decisioni, ma anche come è il sviluppo del mercato, il sviluppo di un paese, cosa sono le condizioni su quelle le organizzazioni devono fare decisioni economiche. Imprenditorialità è anche un tema molto importante nelle scienze economiche, questo vuol dire creare un'organizzazione, creare una ditta, cosa è necessario per fare un'avventura, così. E anche comprendere i trend e tradurli in decisioni aziendali e politiche è un tema molto importante nelle scienze economiche. Certamente anche le nuove tecnologie sono molto importanti per lo studio delle scienze economiche. Big data, qualcosa che avete già sentito diverse volte, e anche machine learning. O generalmente la digitalizzazione, sono cose che hanno un impatto, per esempio sul lavoro delle persone, ma anche il comportamento dei consumatori, le scelte delle aziende e degli stati. Anche la demografia in un paese. E in tanti paesi ha un impatto sulla economia di un paese. Yeah? Attualmente possiamo attestare l'invecchiamento della popolazione, la riduzione della natalità, ma anche le spinte migratorie. Eh? E queste cose hanno un impatto sulla spesa pubblica, la fiscalità, previdenza, ma anche sulle opportunità di business per le imprese e le organizzazioni non profit. Yeah? E finalmente anche sulle scelte di carriera delle persone. Ci sono anche le sfide dei mercati finanziari e assicurativi. Per esempio, attualmente ci sono ancora tassi di interesse negativi. E ancora liquidità abbondante, ma visto la crisi attuale, probabilmente questa cosa si cambia un po', nel futuro. Ma ci sono anche i blockchain e cryptocurrencies
E questo sarà un tema molto importante nel futuro, probabilmente perché ci sono sempre più, c'è sempre più gente che vuole usare queste cose. Yeah? E questi sviluppi hanno un impatto sulle decisioni delle banche centrali e degli stati, sulle decisioni delle aziende private e pubbliche e finalmente anche sui comportamenti delle famiglie. Generalmente c'è un mondo in trasformazione attualmente. Ci sono grandi crisi, non solo Covid, certamente. L'altra crisi, per esempio, il clima, ma anche migrazione che già menzionato. E tutte queste cose hanno un impatto sulle aziende, sul comportamento individuale. E altri aspetti di economia. Yeah? E lo studio di economia, yeah, è una chiave di lettura, yeah, di queste cose. Certamente non è l'unica chiave, yeah, ma è un modo di capire queste trasformazioni. Ja, e di fare senso di queste trasformazioni. E all'USI, ja, a partire dal Bachelor in Scienze Economiche, voi potete acquisire le conoscenze che vi aiutano di capire e di interpretare queste trasformazioni. Ja. E lo studio di economia, come funziona qui ad USI, normalmente è così che gli studenti, quando hanno finito lo studio di bachelor, immediatamente iniziano a studiare un programma di master. Ma non deve essere così. Eh? Potete anche entrare nel mercato di lavoro, forse per un certo periodo, e poi studiare il master. Ma in ogni caso è così che per lo studio di economia il bachelor si svolge in 3 anni. Yeah? E dopo questo bachelor di economia potete specializzare in un master che ha qualcosa a che fare con economia. Yeah? Ci sono tanti master che noi qui a USI offriamo e lo studio di economia è una base molto fondamentale, qualcosa che vi prepara per uno studio molto più specifico dopo. Ok. Cosa sono i contenuti? Per esempio, i contenuti sono studio delle decisioni microeconomiche, questo vuol dire famiglie, imprese, investitori, ma anche analisi di macroeconomia, la crescita di economia in un paese, teoria del ciclo economico e altre cose. Ma certamente anche strategie delle aziende, organizzazione, cose come controlling, marketing sono molto importanti per capire come funzionano le aziende e le organizzazioni. Mercati e strumenti finanziari, aspetti istituzionali e giuridici sono anche molto importanti perché c'è un, come si dice, un framework che determina come le aziende in un'economia possono sviluppare. Né? E finalmente c'è anche molto importanti metodi di analisi economica quantitativa, qualcosa che qui ad USI
concentriamo davvero tanto su questo aspetto. Perché ci sono quattro stream di specializzazione in questo programma di studio, in questo bachelor, e questi quattro stream sono management, finanza, economia politica e metodi quantitativi che ho menzionato. Ok. E così che ci sono 18 corsi obbligatori, questo vuol dire core courses, potete o dovete raggiungere 102 crediti con questi 18 corsi. Yeah? Poi ci sono 8 corsi di prima specializzazione stream per 48 crediti e 4 corsi a scelta tra quelli, tra quelli offerti dalle altre specializzazioni per 24 crediti. E finalmente ci sarà o una memoria di bachelor o lavoro semestrale insieme a una stage o un progetto o corso a scelta per 6 crediti. Ok, e questi sono i corsi fondamentali. Io non, non vorrei menzionarli adesso perché poi voi potete leggere questi corsi in ogni caso e quelli sono i corsi di specializzazione. Di nuovo io non vorrei menzionare tutti questi corsi, potete leggere stessi. E finalmente vorrei menzionare un po' le professioni legate all'economia. Naturalmente ci sono tanti professioni che voi potete scegliere. Probabilmente lo studio di economia è uno studio con cui si può scegliere tantissime professioni, probabilmente di più di un altro, di ogni altro studio. Non sono 100% sicuro di questa cosa, ma probabilmente di sì. Allora, per esempio, potete scegliere una professione nel settore bancario, finanziario, per esempio analista, consulente, operatore, e speriamo in un giorno anche di raggiungere il top management. Yeah? Funzioni dirigenziali in aziende o risorse umane nel settore commerciale, nella amministrazione pubblica, nelle banche centrali o organizzazioni internazionali, certamente anche nei internet corporations e finalmente nella ricerca e insegnamento, vuol dire potete fare anche una carriera accademica e lavorare all'università. Ok, grazie per la vostra attenzione e io aspetto le vostre domande. Grazie. Grazie professore, ora è il mio turno, dopo questa dettagliata presentazione del percorso del Bachelor in Scienze Economiche vi vorrei raccontare brevemente qualche informazione generale sull'università. Su chi siamo, quindi siamo l'Università della Svizzera Italiana. Come vedete da questa prima immagine in alto sulla destra c'è questo numero 25, quest'anno cade il nostro 25esimo anniversario dalla fondazione. Dove siamo? Questa è, come immagino si capisca, la Svizzera e noi siamo l'Università Svizzera nell'area italofona del paese.
La Svizzera è un paese multilingue, plurilingue, francese, tedesco, italiano e romancio, quindi sono quattro lingue nazionali, l'italiano è la terza per numero di parlanti, e l'area italofona si concentra nell'area sud del paese. La sede principale dell'università è a Lugano e poi c'è un'altra sede dove sta un'altra delle facoltà storiche della nostra università, che è a Mendrisio, ancora un po' più vicino al confine con l'Italia, nello specifico al confine con la provincia di Varese. Un po' di storia dell'USI rapidamente. Come dicevo, 25 anni, il 1996 è stato il primo anno di lezioni, il primo anno accademico della nostra università, che nasce composto da tre facoltà, quella di scienze economiche, che ovviamente propone e offre il bachelor di cui stiamo parlando oggi, e quindi è una delle facoltà storiche, la facoltà di scienze della comunicazione e la facoltà di architettura, l'Accademia di Architettura, che ha appunto sede nella sede, diciamo così, distaccata di Mendrisio. Non scorro su tutte le date, altrimenti diventa una lezione di storia e non è il motivo per cui siamo qui. Le date importanti sono l'adozione dell'ordinamento di Bologna, che per noi è avvenuta nel 2001, subito dopo la sottoscrizione da parte di tutte le università europee, e quindi diciamo l'inserimento nel nuovo contesto universitario del sistema di 3 più 2, quindi tre, laurea triennale, come si chiama in Italia, e bachelor, come si chiama in Svizzera e in molti altri paesi europei, più laurea magistrale, come si chiama in Italia, o master, come si chiama appunto in Svizzera e in altri paesi. Nel 2004 si aggiunge una nuova facoltà all'università, la facoltà di scienze informatiche. Nel 2015 una quinta facoltà, quella di scienze biomediche. E nel frattempo, tra questi due, diciamo, milestones, si è ampliata l'offerta dell'università con dei corsi di laurea in letteratura italiana. Noi siamo l'unica università di lingua italiana al di fuori del territorio italiano nel mondo, e quindi, essendo, diciamo così, inseriti in un contesto nel quale l'italiano è la lingua madre, lingua principale, è nostro compito, anche un mandato pubblico, quello di promuovere la lingua e la cultura italiana, per cui ci facciamo, diciamo, promotori di questo. E in questo 2021, nel bel mezzo di una pandemia globale, compiamo 25 anni. Questa è la storia. Oggi, appunto, che cosa siamo diventati? A partire dai 326 studenti che abbiamo visto prima, divisi su tre facoltà, adesso siamo un'università, diciamo, che cresce, che è cresciuta e che continua a farlo, con 5 facoltà, 6 programmi di laurea triennale, 24 programmi di laurea magistrale, scuole dottorali. Chiaramente la nostra è un'università che offre, diciamo così, completamente il percorso universitario, dalla fine della scuola superiore con i bachelor fino ai percorsi di dottorato per avviare la ricerca e alla carriera accademica. 23 istituti e laboratori, e suddiviso su 3 campus, ve ne ho mostrati solo 2, ma ce n'è un terzo dove gli studenti della formazione di base non diciamo così, non vanno in qualche modo. Per 320 studenti del primo anno del 1996 siamo cresciuti di un fattore 10, abbiamo 3.350 studenti nella nostra università. Questo rimane comunque un numero che equivale a un'università di piccole dimensioni. Per darvi un metro di paragone, visto che credo siate tutti o comunque la maggior parte italiani o che risiedate in territorio italiano, la Sapienza di Roma, che è una delle università più grandi d'Europa, ha oltre 100.000 studenti immatricolati. La Statale di Milano viaggia intorno ai 60.000, 60-70.000. Quindi noi siamo una piccola università, questa è una caratteristica intrinseca in chi siamo, ed è per noi chiaramente un grande vantaggio, e poi vi dirò in breve perché lo riteniamo un vantaggio, non solo per noi ma soprattutto per gli studenti. La maggior parte di questi 3.300 studenti è concentrata nella formazione di base, quindi bachelor e master, oltre quasi 3.000, a fronte di un numero di docenti e professori molto importante, 130 professori di ruolo, 237 docenti a contratto, oltre assistenti e ricercatori,
Questo porta, diciamo, la ratio tra numero di studenti e numero di docenti e professori a un numero molto favorevole per gli studenti. Ve ne parlo con la prossima slide. Ora, le università sono tante, sono soprattutto per gli studenti italiani, diciamo così, in tutta Italia ce ne sono molte, ovviamente. Perché scegliere l'USI? Ci sono molti motivi, noi ne abbiamo in questo caso selezionati alcuni. In primis, perché l'Università della Svizzera Italiana è un'università pubblica inserita all'interno del contesto del sistema universitario svizzero, che è uno dei sistemi universitari più performanti al mondo. La Svizzera investe molti fondi nella ricerca, nello sviluppo e nella formazione, e questo ci permette di godere di un contesto molto favorevole allo sviluppo e al sostegno agli studenti. Tutte le università svizzere hanno posizioni nei ranking internazionali molto buone, chiaramente l'USI è un'università giovane, ha 25 anni e si inserisce in questi rankings internazionali in questi anni con posizioni molto, molto buone. L'altro aspetto è, noi abbiamo una formazione a livello di triennio prevalentemente in lingua italiana, che è la lingua della regione nella quale siamo inseriti, e poi a livello di master abbiamo una prevalenza di insegnamento in lingua inglese. Questo ci permette di avere all'interno di un campus piccolo, con poco più di 3.000 studenti come abbiamo visto, una presenza di studenti e professori internazionali molto importante. In percentuale siamo l'università svizzera con il maggior numero di studenti internazionali. Oltre 2/3 dei nostri studenti non sono svizzeri, provengono chiaramente in buona parte dall'Italia, visto, diciamo così, la lingua di insegnamento, ma in generale nel nostro corpo studentesco sono rappresentati circa 100 paesi del mondo. Questo vi permetterà, qualora decidiate di scegliere l'USI, di avere un'esperienza molto internazionale in un contesto comunque piccolo. La nostra formazione è per natura interdisciplinare, le nostre facoltà, che sono appunto 5 e non tutto lo scibile umano, hanno, come dire, molti punti di contatto e ci sono molti corsi, chiaramente non nella formazione di base all'inizio, ma con l'andare avanti degli studi, che sono offerti in maniera trasversale, questo perché all'intersezione delle discipline c'è un sapere molto fecondo. Torniamo alla proporzione docenti-studenti di cui vi parlavo prima, 1-8 è una proporzione molto difficile da trovare in altri contesti, chiaramente non vuol dire che ogni professore, che sarete in classe in 8 con un professore, questa è una statistica, come... che sta a indicare però una, diciamo così, la possibilità di avere un rapporto diretto e umano con i docenti. Nello specifico per il bachelor di scienze economiche, che è il nostro bachelor più grande in termini di studenti, anche con la classe più grande, si parla al primo anno di una classe di un massimo di 150 studenti, più o meno, che durante i corsi core che vi presentava prima il professor Beck, stanno nella stessa classe fondamentalmente, e che poi una volta che scelgono lo stream di loro interesse si dividono su 4 classi, per cui tutti i corsi di stream, diciamo, si svolgono all'interno di classi che hanno una dimensione paragonabile a quella di una grande classe di liceo italiano, insomma, nell'ordine di 30 persone, in certi casi un po' di più, però comunque classi molto ridotte rispetto a, appunto, gli studenti che vanno, non lo so, alla Statale di Milano, dove io peraltro ho studiato, dove vi ricordo le lezioni in Aula Magna, in 400, 500, questo da noi non succede. Essendo un'università giovane e inserita in un territorio comunque dinamico, è stato per noi sempre importante avere un contatto con il mondo del lavoro, sia locale che internazionale, grazie alla nostra vocazione. I nostri circa 10.000 laureati dal 96 ad oggi lavorano sparsi per il mondo, e con percentuali e tempistiche di inserimento nel mondo del lavoro molto buone. La nostra struttura per natura, nel senso che all'interno del sistema svizzero questa agilità è un po', diciamo così, fa parte della,
del modo in cui si approcciano tante cose nella vita. Il fatto di essere molto giovani e in un'università piccola ci permette di essere più snelli e più agili e di rispondere più rapidamente alle esigenze che ci vengono sia dagli studenti, che ovviamente hanno sempre voce in capitolo rispetto a quello che è il loro ruolo all'interno dell'università, che è centrale, sia rispetto alle richieste e alle esigenze che ci portano le aziende nelle quali i nostri laureati poi vanno a lavorare, che il territorio e quindi appunto il contesto culturale, sociale ed economico nel quale siamo inseriti. Vi ho già detto dell'ambiente internazionale, è appunto un campus a misura, diciamo così, di persona, all'interno del quale è possibile da un corridoio all'altro, da un'aula all'altra, dalla mensa al parco, al di fuori delle nostre strutture, incontrare persone che vengono davvero da tutto il mondo. Velocemente qualche informazione pratica. Per accedere a un corso di bachelor all'USI è necessario ovviamente avere un titolo di scuola secondaria superiore, però non tutti i titoli di scuole secondarie superiori italiane vanno bene. A questo link trovate quelli validi per l'ammissione, che in sintesi sono tutti i licei, per il bachelor in scienze economiche tutti i licei tranne quello artistico, e sempre per il bachelor in scienze economiche i diplomi in amministrazione, finanza e marketing e relazioni internazionali per il marketing e sistemi informativi aziendali, quindi diciamo l'ex ragioneria in queste declinazioni, non il turistico invece. E gli altri diplomi invece non vanno bene. Entro quando bisogna iscriversi? Per gli studenti italiani, quindi studenti che non hanno bisogno di un visto per venire in Svizzera, il termine è il 31 luglio, quindi avete tempo di terminare i vostri esami di maturità e poi inoltrare una candidatura attraverso il formulario online che trovate al link iscrizione.usi.ch. La retta è forfettaria, indipendente dal reddito familiare, di 4.000 franchi a semestre, quindi 8.000 franchi svizzeri all'anno, che sono al cambio attuale circa 7.500 euro, qualcosa di meno al cambio di questi giorni. È una cifra che è mediamente più importante di quella di una scuola, di un'università pubblica italiana, e mediamente più bassa di quella di un'università privata italiana. Ci collochiamo nel mezzo, pur essendo un'università pubblica. Chiaramente è una cifra, un impegno significativo. Abbiamo delle borse di studio a copertura della retta. Vi invito a segnarvi quel link in fondo alla slide, nel quale trovate tutte le indicazioni sui requisiti e le modalità per la richiesta delle borse. Per qualunque informazione, domanda che doveste avere anche al termine di questa sessione e dopo la sessione di domande e risposte, vi invito a contattare il mio ufficio, Servizio Orientamento e Promozione dell'USI, nel quale appunto lavoro io, che sono Rosario, e le mie quattro colleghe, Anna, Geraldine, Svenia e Simona. Quella è l'email e il numero di telefono, ci trovate da lunedì a venerdì, dalle 9 del mattino alle 18, e via mail, potete scrivere quando volete. Da parte mia è tutto, e lascerei spazio alle vostre domande, ringraziandomi anticipatamente. Grazie ad entrambi per la presentazione. Sono arrivate tante domande nel frattempo, quindi iniziamo subito, tra cui quella di Gerardo, per prima, che ci chiede: non c'è nessun test per entrare? No, rispondo io, non c'è un test, come vi anticipavo. In Svizzera normalmente funziona in questo modo: o il diploma è uno dei diplomi riconosciuti come equivalente a un diploma di scuola secondaria svizzero, e per questo c'è un ente che controlla le equivalenze, o se non è riconosciuto non si può accedere in nessun modo. Se invece il titolo è riconosciuto, si ha, e ci si candida entro i termini, si ha formalmente una ammissione d'ufficio in qualche modo. Ci sono poi una serie di differenze, no, rispetto all'Italia, dove normalmente c'è un test in ingresso e poi in qualche modo liberi tutti, sono stato ammesso e posso fare quello che voglio. In Svizzera non funziona così, appunto chi ha un titolo che dà l'ammissione all'università ha diritto di frequentarla, dopodiché dimostra di essere, come dire, di aver scelto correttamente il suo percorso in itinere. Ci sono delle restrizioni sulla durata massima che possono avere gli studi, sul numero massimo di,
bocciature sul singolo esame che si possono, diciamo così, sopportare. E, ecco, trovate questi dettagli nei regolamenti di studio, poi magari se ci sono domande più specifiche possiamo andare ulteriormente. Ok, grazie. Una seconda domanda a tal proposito è cosa prevede la domanda di ammissione anche a livello burocratico? Allora, il formulario è completamente online, come vi ho mostrato nelle slide, bisogna indicare i propri dati personali e poi dipende dalla condizione chiaramente del singolo studente. Facciamo l'ipotesi più standard, sei una studentessa o uno studente che sta frequentando la quinta superiore e che quindi sosterrà i propri esami di maturità a giugno-luglio, ci si può candidare già ora, quindi già prima del superamento degli esami di maturità, allegando un certificato di frequenza della quinta, così con il quale possiamo verificare che il diploma che si otterrà è uno di quelli riconosciuti, e in questo caso la risposta dell'università è un'ammissibilità di massima, invitando il candidato a comunicare all'università il diploma non appena lo ottiene. Se ci si candida dopo aver terminato gli esami, bisogna avere un certificato appunto dalla scuola che attesti qual è il voto di maturità, non è il diploma, perché il diploma arriva molto dopo, ma è un certificato che si chiede alla scuola, appunto, nel quale si dica che Mr. X si è diplomato con tal voto, e una fototessera, la copia di un documento di identità. E basta, non serve altro. Ok, perfetto, grazie. Invece ci sono delle domande più in specifico per il corso. In particolare, cosa prevede la specializzazione in economia politica? Forse rispondo io. Allora, la economia politica, questo è, come si dice, quasi la base dello studio di economia. Economia politica si occupa con diversi temi, forse io quando riesco ad aprire il website. Allora io menziono forse alcuni corsi di economia politica, per esempio, diritto dell'economia, è qualcosa che è anche importante per voi di sapere cosa è il diritto, le condizioni su quelli un'azienda deve agire, ma anche introduzione all'econometria. Econometria vuol dire statistica per economia, è qualcosa che è molto importante. Statistica e numeri sono qualcosa, sono una cosa che non è solo importante per i stream di metodi quantitativi, ma anche per gli altri stream. Microeconomia, questo vuol dire su un livello molto più individuale, economia politica si occupa anche di queste cose. E nel terzo anno, per esempio, c'è un corso che si chiama Economia e Politica Regionale, e anche questo, le condizioni regionali, di cosa si tratta, e queste cose sono anche molto importanti. Ma generalmente economia politica, io direi, è la base dello studio di economia. E per questo io ritengo economia politica molto importante. I corsi del primo anno sono quasi tutti corsi che appartengono più o meno al tema di economia politica, ma non abbiamo una specializzazione nel primo anno. Perfetto, grazie. Un po' di domande sono sull'argomento come si terranno le lezioni da settembre in poi. In particolare c'è l'APO che ci chiede
se ci sono già novità su come l'università e soprattutto il cantone ha intenzione di muoversi, poiché gli studenti italiani ipoteticamente non verranno vaccinati per l'inizio del semestre, quindi ci saranno dei problemi? Forse vuole, allora io spero davvero che abbiamo i corsi in presenza. Sì, io sposo ovviamente la posizione del professore, che è più toccato di me da questa cosa perché è il suo mestiere ovviamente e cambia tutto per gli studenti. Questo purtroppo però ancora non lo sappiamo, è un auspicio ovviamente. Chiaramente le condizioni stanno un po' migliorando. L'APO credo che in qualche modo sia già stato in contatto con noi, quindi mi fa piacere che partecipi anche a questa sessione. Allora, la posizione che diciamo, quello che posso dire è che tecnicamente, nella misura in cui le lezioni saranno anche parzialmente in presenza, se il suo caso è quello di uno studente che prevede di fare il frontaliere, perché l'unico problema di passaggio al confine è se si fa avanti e indietro tutti i giorni. Se non si fa avanti e indietro e ci si trasferisce qui, la questione del vaccino è secondaria, nella misura in cui poi si ha un domicilio qua, il vaccino lo si può fare qua tecnicamente. Se si fa il frontaliere per studio, nella misura in cui le lezioni sono in presenza, lui dovrebbe essere equiparato a una persona che viene qui per un motivo di quelli validi, diciamo, equiparabile al lavoro. Certo. Queste però sono questioni che allo stato attuale il Cantone non ha ancora, diciamo così, definito nel dettaglio. Quest'anno abbiamo cominciato, questo 2020-21, anno accademico, abbiamo cominciato con le lezioni in formato blended, per cui parzialmente in presenza, parzialmente a distanza, dopodiché abbiamo dovuto passare completamente a distanza, ma gli studenti italiani che normalmente si iscrivono tutti gli anni, lo scorso settembre erano qui e potevano venire qui tranquillamente. Poi col passaggio totale all'online, ognuno ha fatto la propria scelta, qualcuno è rimasto qui col proprio affitto, anche se non c'era la frequenza in aula, qualcuno è tornato, diciamo così, a casa e segue a distanza. Ecco, questa è una condizione che, come dire, per la sua eccezionalità, in questo momento non abbiamo ancora dettagli per il futuro, ecco. Ok, Allora, certo. attualmente posso dire che i numeri sia in Ticino o in Italia calano. Non è così dappertutto in Europa, ma almeno in queste due regioni che sono più importanti per noi e per voi. E questo allora dà un po' di speranza che possiamo allora offrire tutto e per il semestre intero in presenza. Certo. Ma io non posso promettere niente. Certo. Bene. Un'altra domanda è: ho fatto il liceo classico, potrei avere problemi ad affrontare temi economici? Offrite tutoring? Allora, tutoring non davvero, eh? Forse cambiamo nel futuro, ma io non penso che ci sarà un grande problema. Secondo me è sempre molto più importante l'interesse, e la motivazione. E queste sono le cose basali, motivazione, interesse per il soggetto. E quando c'è, io non penso che ci saranno tanti problemi anche se ha fatto questo liceo e non un liceo più economico. Ok, Sì, se perfetto. posso aggiungere, è una domanda che ci è capitata come servizio di orientamento anche per esempio per chi dal liceo classico magari pensava di iscriversi o stava valutando di iscriversi non solo a economia, che è una domanda diciamo così un po' classica, ma anche per esempio a informatica. Abbiamo avuto studenti che hanno scelto dal liceo classico di fare scienze informatiche, così come scienze economiche,
Per il mio osservatorio, che è un po' su tutte le facoltà, normalmente gli studenti di liceo classico sono studenti molto validi, indipendentemente dalla materia che scelgono. Quindi. Perfetto, grazie. Quali sono le aziende in cui sarà possibile fare i tirocini? Solo se c'è qualche nome, magari così possiamo dare un'indicazione a tutti gli studenti che ci seguono. Forse Rosario. Sì, per questo io vi invito a verificare sulla pagina del servizio carriere dell'università, perché comunque a livello di bachelor il tirocinio non è, diciamo così, è facoltativo e vale comunque in maniera minoritaria per il in termini di crediti, di solito si tratta di un percorso che dura un mese, di solito un mese continuativo, nell'estate prevalentemente, quindi fuori dal momento dei corsi tra il secondo e il terzo anno, che è, diciamo così, a scelta tra un corso, a scelta, scusate, Certo. gioco di parole, o lo stage che può anche, diciamo così, avere appunto, alleggerire il peso della memoria di bachelor, come la chiamiamo, il lavoro finale di laurea, di triennio. Quindi normalmente non è un'esperienza di primo assaggio con il mondo del lavoro. Per come è strutturata l'università, soprattutto in Svizzera, diciamo così, il vero avvicinamento al mondo del lavoro si ha durante, alla fine del master, però sul sito del servizio carriere, che magari vi metto nella chat se si può, Sì, certo. così potete verificare. Posso scriverlo a tutti, eccolo qui. Potete verificare quali sono le aziende con le quali abbiamo storici legami o presso le quali i nostri laureati vanno a fare sia un'esperienza di stage che poi a lavorare. Perfetto, grazie. In particolare, un'altra domanda specifica sul corso è sulle tematiche. Ci chiedono se si farà sulle tematiche della ricerca operativa. Ok, di capire bene questa domanda, certamente ci sono tanti corsi sui metodi, questo ho già detto, ma generalmente lo studio di bachelor non è orientato così fortemente alla ricerca. Lo studio di bachelor è più basale, imparare i modi e la conoscenza di economia e tutte le cose che hanno qualcosa a che fare con questo ambito. Ma fare la ricerca stesso non è un obiettivo così importante. Allora, i metodi quantitativi, la statistica, econometria, queste cose certamente 100% Certo. potete imparare, ma fare un progetto di ricerca a un certo livello, questo è qualcosa che insegniamo soprattutto a livello di master. Ok, perfetto, grazie. Ci chiedono, tutti i corsi d'università sono in lingua italiana o sono offerti anche in inglese? Allora, ci sono alcuni corsi in inglese al momento, ma non tanti. Se non sbaglio, ci sono quattro. Un corso in inglese insegno io, Organizational Design and Human Resource Management, Political Economy, è anche un altro corso che è insegnato in inglese. Ci sono due altri, se non sbaglio, Numerical Methods and Household Economics and Finance. Ma quasi tutti gli altri corsi sono insegnati in italiano.
al momento. Nel futuro probabilmente ci saranno alcune modificazioni, ma non abbiamo fatto una decisione per voi. È così che lo studio è soprattutto in italiano. Ok, perfetto. Ci chiedono anche se durante il corso del bachelor ci sarà una seconda lingua obbligatoria. Questo non ho capito bene, allora il suono era... Ci chiedono se durante il corso di bachelor ci sarà una seconda lingua obbligatoria, obbligatorio l'esame di inglese magari, piuttosto che di francese o di tedesco magari. No, allora c'è... c'è English for, economists. Questo corso, sì, sì. Yeah. English for economists, questo è un corso obbligatorio, scusate. Yeah. Okay. Ma altrimenti no. No, questo esatto, però l'università a tutti gli studenti immatricolati offre la possibilità, in affiancamento alle lezioni normali, diciamo, del curriculum scelto, del corso di laurea al quale si è iscritto, offre la possibilità gratuitamente di frequentare corsi di lingua francese o tedesca, sì. Chiaramente di nuovo da affiancare al percorso regolare, quindi sta poi allo studente trovare il modo di far conciliare le due cose, ma è possibile, certo. Anzi diciamo così, è consigliabile per chi è interessato in generale alla Svizzera e all'area mitteleuropea avere delle buone basi di tedesco ed eventualmente conoscere un'altra lingua oltre l'italiano e l'inglese. Ok, ma non sono obbligatori, solo okay. Il corso English for Economists. Ok. Sì. Ci chiedono anche se è possibile fare un semestre all'estero durante il bachelor e quali sono le università con cui si collabora, se magari ci sono collaborazioni con l'Iran, Singapore, Islanda, in particolare ci hanno chiesto proprio questi paesi. Allora, se non sbaglio, abbiamo legame con Singapore. Yeah? Abbiamo tanti università di partner e c'è la possibilità di fare un semestre all'estero, davvero. Abbiamo un dipartimento che si occupa di queste cose, si chiama... come il nome ufficiale di questo? Il nome ufficiale del servizio è International Relations and Mobility. Servizio Relazioni Internazionali e Mobilità. Mobilità, esatto. Yeah. Altre università, Helsinki, se non sbaglio, ci sono davvero tanti università di partner. Ma sì. Islanda non penso, e anche Iran non penso, ma Singapore, sì, Singapore se non sbaglio di sì. Confermo che allo stato attuale non abbiamo collaborazioni strutturate o comunque sottoscritte con degli accordi specifici né con università iraniane né con università islandesi, invece abbiamo da sempre, da tanti anni, un accordo con università a Singapore. Vi ho messo il link nella chat alla pagina che raggruppa tutte le università con le quali abbiamo accordi, che hanno, diciamo così, una dimensione geografica dal piccolo al grande, accordi di scambio con le università del paese, quindi le altre università svizzere, accordi di scambio nell'area, diciamo così, Erasmus, e accordi in numero più ristretto bilaterali al di fuori dei confini, diciamo, geografici dell'Europa. Ogni accordo ha dei limiti numerici, quindi c'è un numero massimo di studenti che può andare, certo. Questo sempre per tutte le università, per tutti gli accordi, fatta eccezione per gli accordi con le altre università svizzere per i quali non c'è un limite numerico. Comunque il servizio di relazioni internazionali spiega tutto, vi dà tutte le indicazioni. Normalmente all'era di bachelor lo scambio si fa nel semestre autunnale del terzo anno, quindi nel primo semestre del terzo anno. Perfetto. Ci chiedono, dopo la laurea triennale è possibile trovare lavoro o si deve per forza accedere alla magistrale?
Allora, come già detto, è certamente possibile, ma in Svizzera io direi che il cammino normale è che subito dopo la laurea di bachelor gli studenti iniziano con uno studio di master. In altri paesi è un po' diverso, soprattutto negli Stati Uniti. Ci sono tanti studenti che lavorano prima per 2, 3, 4 anni nel mercato di lavoro e poi tornano all'università. Io direi che questa scelta, prima lavorare per 2 o 3 anni e poi tornare all'università, probabilmente non è così male. Ma come già detto, il modo normale è iniziare con con lo studio di master subito dopo lo studio di bachelor. Questa è la scelta normale. Perfetto, grazie. Ci chiedono, ci sono degli aiuti da parte dell'università per trovare la sistemazione abitativa, presumo. Allora, sì, abbiamo un servizio alloggi che dà una mano. Diciamo che non abbiamo un campus all'americana, in questo senso, Certo. Lusi ha la proprietà di un edificio con appartamenti, ma diciamo, le indicazioni sanitarie in questa fase ci obbligano a rendere tutti gli alloggi delle stanze singole. E normalmente questi alloggi sono comunque in prelazione per gli studenti in scambio all'USI, cioè studenti che da un'altra università vengono qui. Il Certo. servizio alloggi dà una mano nella ricerca appunto di una sistemazione, gestisce un database di annunci, gestisce una pagina Facebook nella quale sono presenti annunci di ricerca di subentro e di coinquilini, e indicando quali sono i documenti che servono per sottoscrivere un contratto di affitto regolare, quindi dà anche una mano in termini amministrativi. Detto questo, la grande maggioranza degli studenti si muovono in qualche modo in autonomia. Le opzioni principali sono due: o uno studentato, che esistono diversi a Lugano, ma sono tutti a gestione privata, non sono dell'università, o una sistemazione in un appartamento privato, diciamo così, in un contesto nel quale vivono gli abitanti della città. Bene, grazie. Ci chiedono anche due informazioni sempre di tipo carattere economico, mettiamole in questo modo. Se c'è la possibilità di ottenere delle borse di studio, ne hai già un po' parlato, e una più in specifico, se è possibile usufruire della tassa ridotta con un permesso di tipo B se si ha il domicilio in Svizzera. Allora, parto dalla seconda, che è una domanda molto specifica. L'accesso alla tassa ridotta ha questo criterio di base. Il fatto che lo studente debba essere in possesso di un permesso e di un domicilio, il permesso di soggiorno e di un domicilio in Svizzera al momento dell'ottenimento del diploma di maturità. Quindi, fatta l'ipotesi di uno studente italiano medio che studia in un liceo, una scuola italiana, di regola risiede in Italia. Tra il diploma e l'inizio degli studi universitari, anche facendo le carte rapidamente prima dell'immatricolazione, non funziona, nel senso che bisogna essere qui da prima. Questo perché ci sono motivazioni fiscali per cui c'è questo sconto, e cioè si parte dal presupposto che lo studente o la famiglia dello studente versino le tasse in Ticino o in un cantone svizzero. Questo ci permette di ridurre la tassa. Nella misura in cui gli studenti arrivano dall'estero e non versano le imposte in Svizzera, versano la tassa, la retta piena. Per quanto riguarda le borse di studio, il termine per la candidatura delle borse di studio che eroga l'USI normalmente è lo stesso della chiusura delle iscrizioni, quindi la fine di luglio. Per il Bachelor in Scienze Economiche normalmente sono erogate dalla Fondazione per le Facoltà di Lugano, quindi in qualche modo dall'università, 5 borse di studio a copertura totale della retta del primo anno,
rinnovabili annualmente sulla base dell'andamento dello studente, cioè se si mantiene una certa media di voti alla fine dell'anno la borsa è rinnovata. Per accedere a questa borsa bisogna diplomarsi con almeno 85 su 100 e dall'anno scorso, quindi dalla pandemia, diciamo così, oltre a un criterio di merito, che era l'unico precedentemente, diciamo così, preso in considerazione, ora abbiamo aggiunto anche eventuali criteri di necessità e quindi si valuta anche la situazione economica del candidato. Queste sono le borse che eroghiamo noi, dopodiché ci sono un certo numero di fondazioni private o di enti esterni all'università che erogano borse, e per gli studenti stranieri io invito sempre a verificare presso la regione di residenza dello studente e il comune, la provincia, verificare se ci sono borse per studenti che vanno a studiare all'estero. Normalmente ci sono in numero esiguo, ma esistono, e quindi di verificare anche, diciamo, dal lato dello studente se c'è questa possibilità. Perfetto, grazie. Ci chiedono anche se c'è un voto minimo di uscita dalle superiori per potersi iscrivere. Rispondo ancora io, professore, se è d'accordo. No, non c'è assolutamente un voto minimo, 60 va bene. Torno brevemente a dirvi quello che dicevo prima. In Svizzera uno studente liceale che si diploma, indipendentemente dalla sua nota finale, ha accesso all'università. L'obiettivo è quello di avere un trattamento equo. Se il diploma italiano è equivalente a un diploma di ginnasio, di liceo svizzero, allora si usano gli stessi requisiti. Dopodiché non c'è il discrimine in ingresso, ma poi i tre paletti, diciamo, per i quali lo studente viene verificato in itinere, sono che per prima cosa non si può mai rifiutare un voto sufficiente a un esame qui, a differenza delle università italiane. Poi se si viene bocciati tre volte allo stesso esame si viene esclusi dalla facoltà, e per terminare il triennio ci sono massimo 5 anni di tempo, dopodiché non ci si può più laureare. Quindi tu hai diritto di fare l'università, ti lasciamo scegliere, dopodiché se ti rendi conto di aver sbagliato la tua scelta ti invitiamo a modificarla prima di arrivare, diciamo così, a un'esclusione, se vogliamo. Ok. C'è una domanda un po' provocatoria di un nostro ascoltatore. Ci chiede, secondo voi, quali sono i punti di forza dell'università, del bachelor in scienze economiche rispetto a una top università italiana come possono essere una Cattolica o una Bocconi? Allora, non è così facile rispondere. È un po' provocatoria, l'ho detto subito. Sì, certo. Allora, le domande difficili le lascio a lei, professore. Ecco, perfetto. No, allora io direi che soprattutto i contatti al mercato di lavoro in Svizzera e se volete fare la specializzazione in finanza, Svizzera probabilmente in Europa è il paese più importante per la finanza. E questi contatti, questi legami sono davvero molto importanti, e potete usufruire questi contatti. E probabilmente questo è un punto di forza, yeah, di questa università in paragone con Bocconi, per esempio. Altrimenti, come Rosario ha già detto, allora la relazione studenti-professori sono anche un punto di forza. Eh? Ogni professore è responsabile solo per un numero abbastanza basso degli studenti. Questo vuol dire che avete davvero contatti con i professori molto stretti. Probabilmente all'altra università non potete trovare una relazione così vantaggiosa. E questo è l'altro punto. Ma devo anche ammettere che lo studio di economia è uno studio molto molto vecchio, cioè, esiste da più di 100 anni. Per questo
le temi e la struttura forse è un po' standard, eh? Ma questi punti che ho menzionato probabilmente sono i punti molto più importanti, punti di forza. Ok. Yeah. Perfetto. Ultima domanda, così diamo anche una chiusura generale. Cosa consigliate a chi vuole intraprendere questo percorso di studi? Allora, io ho anche già detto che la motivazione e l'interesse. Insomma, se volete solo studiare economia per trovare un lavoro attrattivo con... in cui potete fare tanti soldi, probabilmente questo non è l'atteggiamento ottimo, eh? Ma se siete davvero interessati di conoscere come funziona il sistema di economia, come funzionano le aziende, se queste cose sono davvero attraenti per voi, e allora io direi che questa è la base più che è una base ottima per studiare economia qui ad USI. Perfetto, grazie mille professor Beck, grazie tante anche a Rosario Maccarone per tutte le informazioni, vi ricordo che per qualsiasi cosa potete andare nel sito di USI e in particolare nei due link che ha postato, sono stati postati qui in chat. Noi vi ringraziamo da tutto il team Doxity per essere stati qui con noi e ci vediamo alla prossima. Buona serata. Buona serata. A presto.